Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti. Si sente? Sì, vedo va il microfono. Credo che abbiamo già iniziato a spararle grosse sulla chat. Ciao Elisabetta. Visto il messaggio adesso quando ho tolto la tenda dal la tendina, perché mi scordo sempre che anche se è un po' traslucente sono visibile e quindi mi si vede mentre, come dire, mi preparo tra virgolette e quindi cerco di stemperare il oggi. È stata una giornata un po' duretta, perché tra il lavoro ho finito un corso, mi sono alzato presto, ho dormito poco perché non si sa mai se mettere il ventilatore a velocità scorticamento oppure il condizionatore. Oh, mitico Punga, ciao Punga. C'è un po' di gente che arriva, che è un po' che non passava, ma capisco anche perché, data anche la stagione, beh, per il momento sta, come scrivevo in chat prima, sta per arrivare un fortunale che non so se oltre alla luce non farà saltare anche le fondamenta, perché c'era la pianta che faceva delle oscillazioni un pochino preoccupanti, quindi il gatto è scappato per cui lui questa sera non darà il suo contributo secondo me, e quindi speriamo in bene, ma alla peggio la interromperemo bruscamente e volerò via con il resto della casa. Tutto bene voi? Io non vedo l'ora delle ferie, ma sono ancora lontane perché arriviamo verso fine agosto e quindi devo ancora tenere dura. Andare in giro, soprattutto per fare i corsi, è una faticaccia, perché poca strada che fai in presenza per andare da una reception a un salotto. Praticamente io arrivo che sudo come un... sudo in una maniera indicibile, sono impresentabile, è un disastro. Infatti ho provato degli integratori e quindi non sono riuscito a seguire le puntate precedenti, riuscirò a stare al passo, ma magari mi dai anche una mano. Direi di sì, anche perché abbiamo fatto, beh, questa è già la quinta effettivamente, però quello che stiamo proprio facendo è sperimentare la sintassi a livello base e quindi provare un po' di cose, per cui in termini di difficoltà non penso che ci sia un, almeno per il momento non c'è un crescendo, stiamo solo vedendo cose diverse, però siamo proprio partiti dal stampare qualcosa, dal fare un print e poi pian pianino aggiungere una formattazione, un maiuscolo. Abbiamo visto un po' le liste, abbiamo visto un po' di strutture dati, quelle proprio base con le loro funzioni. L'idea di stasera è raccogliere un po', cioè proseguire la carrellata e raccogliere un pochino di input, quindi chiedere qualcosa anche all'utente nell'esecuzione di programmi, quindi alla fine secondo me sarà più che easy, quindi anzi probabilmente anche un po' più ricreativa, perché almeno iniziamo a fare delle cosine un po' più strutturate. Poi è inevitabile che vedendo un po' di cose, tra l'altro questa poi è sempre, ricordo sempre che è sempre una scoperta, quindi io sto trovando degli esempi, me li riscrivo, sperimento, e quindi un po' li ho già visti, un po' li conosco, però non è una cosa che io preparo della serie tipo lezione frontale, anche perché non riuscirei, non avrei il tempo, quindi magari un domani. Lo faccio già per i corsi, quindi che mi devo ripassare le cose, perché ultimamente mi sono capitati corsi C Sharp, Angular, poi un MongoDB, una cosa in Delphi, sto mescolando JavaScript, TypeScript, sto mescolando talmente tante cose che inizio a mettere apici, doppi, tripli dove non ci vanno, non riesco più a capirci nulla e ogni volta mi devo un attimo ripassare, anche perché poi questo lunedì ho fatto 44 gatti di anni e quindi in fila per 6 con il resto di 2, e quindi inizio a essere decrepito. Quindi ti ricordo che sono bocciato 9 volte a Python? No, è impossibile,
Cioè, c'è stato un momento dove vedevo su LinkedIn ha completato il test di marketing, poi c'era il test di ingegneria aerospaziale, ogni materia era un livello avanzato, beh sì, l'avanzato poi magari, poi dipende anche dal tono delle domande, perché a volte magari ci sono dei test, io li ho fatti, però sono ancora giovane. Rispetto sì ai nonni no, e poi a volte magari quei test sono poco attendibili perché io li ho visti anche quelli che oh, grazie per gli auguri quelli che di materie che io conoscevo fanno domande puramente mnemoniche che in 5 minuti ma anche meno in 2 secondi vai a vedere la documentazione e trovi la risposta, quindi cioè non ha senso neanche impararsela a memoria. Invece ci sono altre domande che potrebbero essere più sensate, ricordarsi o magari dei trabocchetti, cioè bisogna anche vedere chi fa quei test, per cui è sempre un po' una cosa un po' così. Vanno presi un po' per quello che sono, poi cioè, sapere cose completamente diverse, cioè io ammiro perché io è già molto che riesco a fare quelli delle cose che so, per cui anzi, voglio sapere il trucco. Se c'è, ma penso non ci sia il trucco, mi sa che l'eclettismo, quando si è eclettici, io non sono eclettico né ecclesiastico, quindi. Allora, dunque, sto lanciando il programmino per scrivere il codice del nostro beneamato, gli sto ingrandendo un po' il font, quindi vediamo se si vede tutto e di più. Cambio la visuale così vediamo leader, ce n'avevo ancora di spazio da allargare, via, allarghiamo. Di che si parla? Allora, stasera dovrei provare perché non li abbiamo ancora provati, adesso non che siano da provare, sono sicuro che funzionino, però qualcosa con dei cicli while, tanto per partire, e magari basati sull'input dell'utente, quindi vedere come acquisire dei valori dall'esterno, però roba molto semplice, cioè tipo proprio vado lì e a proposito, ciao Beppe, mi scordo di salutarmi, mi scordo sempre qualcosa, è un disastro, quindi non mi abituerò mai a questo tipo di. Quindi lead è come un pregio non essere eclettici, no, casomai sarà il contrario, dai, alla fine. Solito è meglio perché più si è interdisciplinare, più si riescono a usare le cose una disciplina nell'altra, quindi va il bene, è un input, sì, ma è roba molto, molto gnocca, cioè, per usare un termine che si usa locale, quindi proprio i basic dell'input, tipo, non lo so, inserisci la tua età, if sei maggiorenne, if sei minorenne, roba di questo tipo. Allora, per acquisire, quindi facciamo un po' di prove. Intanto, per acquisire input dall'utente, mi si dice, quindi mi si suggerisce, devo ridimensionare un po' uno schermo. Tra l'altro, stasera ho evitato di aprire le pagine che apro di solito con cui controllo la live. La sto facendo dal cellulare. Perché le altre volte vedo che quando aprivo quella pagina c'era un calo di frame improvviso e compariva l'omino disperato che non riesce a. E quindi questa sera sperimento un po' il. Se è critico, poi ti fanno fare anche la centralinista. Beh, vabbè, quello bisogna trovare uno che valorizzi, però per la cosa principale, se no quello è uno schiavista. Quindi. Allora, mi faccio questo modulo, intanto prima cosa lo salvo, che non si sa mai, così. Tiè, 06 input, 01 basics, i basic instinct dell'input in Python. Allora, l'input è molto molto semplice, perché è sufficiente usare la funzione input. Me la gioco facile. C'è un problema con l'interprete, che vuoi? Interno, esterno.
che quello interno mi piace di più, ma quello interno a volte non mi dà IntelliSense. No, adesso funziona, sembra. Ok, adesso funziona, poi farò senza, quindi se suona Condon, no, questo è un tool che si chiama PyScripter, è un tool fatto in Delphi, perché io ho qualcosa in Delphi, ce lo devo sempre mettere dentro, deformazione professionale o deformazione basta, sono deformato e basta, e siccome hanno fatto questo editor molto carino per provarlo, sì, diciamo, Visual Studio Code o PyCharm sono molto più, come dire, sono più raffinati, ecco, questo è un po' il... Però ci sono dentro un sacco di cosine, perché ti puoi, ad esempio, configurare il desktop, puoi scegliere vari stili, un po' di colori, te lo puoi customizzare, supporta varie lingue, varie sintassi, oltre a Python, e poi... le finestre si possono anche salvare, infatti me lo scordo sempre, save layout, switch, così me lo, perché se cambiano disposizione alle finestre, attivi magari dei pannelli o delle windows tipo il Project Explorer, oppure si attiva, che ne so, la to-do list con tutte queste cose qui, ti puoi salvare questi layout e ripristinarli al default, oppure clicco Twitch e lì dovrebbe tornare esattamente al punto di prima. Oh, ciao Flavio, scusate il ritardo. Oh, qui eravamo qua che aspettavamo e ho detto, cavolo, non possiamo mica partire, non c'è. No, benvenuto. Quindi l'input è molto semplice, c'è una bella funzioncina input, ovviamente, che si tira su. Non sono, premetto che stasera non sono euforico, ma sono ubriaco di stanchezza. Cioè, sono talmente stanco che potrei dire degli sfondoni incredibili, ma ci sta perché così diventa più. Quindi si usa questa funzione che prende una stringa che viene stampata sul prompt, tipo dimmi qualcosa e io lo ripeterò. Due punti, quindi questo fa comparire il messaggio e rimane in attesa dell'input dell'utente, e nel momento in cui l'utente dà invio inserisce. E quindi una domanda off topic, ne sai anche di Unity? Perché per lavoro lo devo imparare, mi trovo al buio. Unity non lo conosco, però conosco chi lo conosce che non è la stessa cosa, mi rendo conto, perché dalle mie parti si dice buono il tonno, diceva quello che aveva visto uno che vedeva un altro che leccava la lattina, quindi qui sembra una frase un po' del genere. Io non lo conosco, gioco spesso a un gioco che è fatto con Unity e ha una marea di difetti, perché ad esempio le forme 3D si compenetrano, escono dai muri, ogni tanto ci sono un po' di... soprattutto con le illuminazioni ci sono un sacco di glitch. Ho visto una volta una presentazione che faceva un po' vedere a grandi linee come ci si lavorava, però poi non ho approfondito, perché i giochi che ho fatto sono giochi stupidini fatti con grafica 2D, e quindi... Però mi piacerebbe, perché del 3D mi affascina un po', al netto di Unity in sé, capire anche un po' come destreggiarmi mettendo assieme delle texture, o comunque ragionando anche con l'asse Z oltre X e Y, e quindi mi potrebbe essere interessante, però non l'ho ancora approfondito. Potrebbe essere una cosa curiosa da sperimentare, magari anche in un live. Quindi vediamo se funziona questo programma talmente banale che potrebbe appunto scrivere. No, questo non va bene, cioè mi aspettavo il prompt, invece me lo propone addirittura questo IDE, me lo scrive qui. Di solito mette il cursore nel prompt e aspetta, invece qua è comparsa addirittura la message box. Cioè casomai mi dai qualche nominativo affidabile a cui fidarmi? Sì, cioè magari qualcuno che so che l'ha utilizzato. Adesso faccio un po' mente locale, perché può darsi che mi venga
in mente anche qualcun altro, perché ogni tanto c'è chi lo nomina e così. Sto sperimentando con Unity e effettivamente mi incuriosisce, però sono già troppe cose su cui sono sopra e rischio di impazzire. Dimmi qualcosa e lo ripeterò. Ciao a tutti. Ciao a tutti quelli, tutti e tut quel. Dobbiamo essere inclusivi, tutti quelle collegate. Non so neanche se è corretto, comunque vediamo. E lui lo, ecco, io avrei dovuto scriverlo qui e lui l'ha ripetuto. Quindi input è veramente semplicissimo. È chiaro che stavo per dire, quando si richiedono dei dati, ecco, quello che viene suggerito è essere sempre chiari ed espliciti in questo prompt, per essere sicuri che l'utente metta qualcosa nel formato che ci aspettiamo. Tanto andrebbe sempre controllato, però anche se, come dire, viene controllato, avere un errore è difficile, quindi per fare delle cose a portata dell'utente sarebbe bene che sia. Potevo evitare questo perché tanto mi fa vedere la message box e quindi non mi era in Visual Studio Code, non compare, quindi abbiamo un punto a favore di questo editor. Volendo si possono fare anche dei prompt multiriga. Secondo me la cosa migliore per farlo però è usare almeno una variabile d'appoggio tipo se ci fornisci le tue informazioni possiamo personalizzare le tue richieste. Suona un po' minaccioso, suona un po' messaggio estorsione. E puoi usare l'operatore più uguale che concatena la stringa. Questo forse non l'avevamo ancora usato, però perché non mi ricordavo che c'era e l'ho visto l'altro giorno e quindi riesce a far rispondere in corsivo, nel senso di formattato, nel senso come dice la professoressa in corsivo. Ragazzi, questa cosa sta sfuggendo di mano, tutti scandalizzati, ma dai ragazzi, cioè, questa cosa si fa per ridere, quindi tutti questi meme, non c'è, cioè soprattutto sicuramente non c'è bisogno di insultare una ragazza perché, cioè, si inventa una cosa divertente, addirittura auguri di morte, cioè, come si dice, stiamo normali, ci sono dei subumani a volte al mondo che. Qual è il tuo nome? Quindi mettiamo name uguale o first name uguale input, passiamo il prompt. Perché così è un po' più comodo, perché dividendolo possiamo andare a capo, c'è anche poi la stringa multiriga. Quindi chiediamo, ecco, questo voglio vedere nella dialog se alla fine l'ha adatto oppure scommetto che il testo sfora, perché loro fanno sempre 30 ma non fanno 31 molto spesso, quindi bisogna stare attenti. No, ti prego! No, devi dire ti prego! Anche se il migliore è l'addetto alla sicurezza del concerto, è quello. Facciamo print, ok, scriviamo stringa di formattazione con la F davanti. Oh, benvenuto tal dei tali, first name, e quindi gli stampiamo il nome. Questo editor ha quella funzione carina di execute di una parte del codice, non mi ricordo però dov'è di preciso. C'è un run, forse nell'edit, source code, execute selection, control F7, che io sfrutto perché se lo rimando in esecuzione dall'inizio mi torna a chiedere dimmi qualcosa e lo ripeterò. Se invece prendo questo pezzo e faccio control F7, è incredibile, hanno adattato la finestra, cioè è meglio questo di Delphi, attenzione. No, non bestemmiamo, ma qual è il tuo nome? Marco. E quindi poi qua sotto scrive, tanto dovrebbe leggere, c'è l'informazione, quindi lui la chiede ma poi è come se la imputasse direttamente
nella console e poi qui c'è il messaggio di risposta. Quindi sul multiriga sicuramente farlo così è molto più comodo. Se invece ci sono da inserire dei numeri, in realtà questo, il dato che entra direi che è sempre una stringa, in ogni caso, global variable. Vado a vedere un attimo la funzione. Non me lo dice in questo caso, però direi che l'unico modo per garantire di cosa si tratta è andarsela a convertire. Quindi, ovviamente, ad esempio, se noi chiediamo in input quanti anni hai e prendiamo questa age. E se andiamo a stamparla, print age, usiamo il control F7, quanti anni hai? 18. Ah beh, in realtà non me lo fa vedere perché non fa la formattazione, non mette gli apici giustamente, solo nelle liste dizionari scrive. Sì, Visual Studio Code è più smart, lo sapevo, però non mette la finestra di dialogo con l'input. Quindi se qui scrivo age maggiore uguale 18, quindi facciamo un if, l'if ricordiamo struttura finisce con i due punti e quando si va a capo, come suggerisce lui, indentato e si inizia il blocco. E almeno un'istruzione ci deve essere, quindi bisogna che la scriviamo, altrimenti un errore. Se maggiorenne. Se vogliamo fare un else, andiamo indietro di un livello, quindi andiamo all'inizio della riga, else due punti perché inizia un altro blocco. Quindi quando lui vede due punti sotto vuole almeno, ci vuole almeno una riga, altrimenti si arrabbia. Sei minorenne, guardo un po'. Quindi se continuiamo a scrivere qui sotto, continuiamo il blocco ovviamente. Se torniamo all'inizio stiamo ripartendo con il programma a questo livello. Ecco, questo magari funziona. Fammi commentare sta roba qui. F7. Quanti anni hai? 15. Ecco che qua sotto, come vi dicevo, Python è interpretato, è molto flessibile, ma su certe cose non transige, nel senso che JavaScript probabilmente, anzi non probabilmente, JavaScript ci prova, eleva il numero a stringa, confronta le stringhe e poi ti dice magari che sei pure maggiorenne o minorenne, non è vero perché a meno che non si usi l'operatore strict, cioè quello che fa il confronto anche col tipo. Invece Python è molto dinamico, ma su questa cosa si ferma e secondo me fa bene anche perché se voglio elaborare dei dati, confrontare mele e pere non è mai una cosa sicura, quindi questo strint int ci sta perché dobbiamo renderli, come dire, compatibili. Quindi quello che andiamo a fare o che potremmo fare è dire mettiamo su age int di age, cioè prendiamo la stringa, la convertiamo in intero e la mettiamo anche nella stessa variabile, tanto qui i tipi sono, il tipo di una variabile non è preassegnato ma dipende dal valore che ci mettiamo e quindi perdiamo il valore tipo stringa. Non penso che la stampi diversamente, ma non mi interessa, in questo caso dovrebbe riuscire a fare il confronto se eseguo questa parte di codice. 15, sei minorenne, quindi adesso è andata a buon fine. Quanti anni hai? 18, sei maggiorenne, quindi adesso il confronto viene fatto correttamente. Questa cosa mi piace abbastanza, cioè va bene la flessibilità, però se rischio di fare confronti tra, vabbè, JavaScript è il massimo della libertà, cioè JavaScript è la Woodstock dei linguaggi, lì si puoi fare quello che vuoi. Però, sai come vale per Spider-Man, da grandi poteri derivano grandi mal di pancia, quindi bisogna stare attenti in JavaScript su queste cose. Mentre qui è un pochino più severo, è un pochino più cioè ci dà tutte le funzioni per fare le conversioni tranquillamente con dei default, cioè molto elastico,
però quantomeno su un confronto di questo tipo bisogna arrivare con i dati del tipo giusto e compatibili nel modo giusto. Questo ci sta. Questo è un esempio di input. Ah, il famoso ciclo while, che non abbiamo ancora provato, lo proverei con un input tipo scrivi un ah, giusto. Scrivi un messaggio e lo ripeterò. Facciamogli ripetere, prendiamo quell'esempio lì e glielo facciamo ripetere. Allora, questo direi che è abbastanza grande, come facciamo un while input, poi questo nome io li sto numerando così, ma allora prompt, così scrivi un messaggio e lo ripeterò. Uso gli apici singoli perché ho usato le virgolette per terminare, quindi anche qui come JavaScript possiamo. Ok, quindi io potrei partire con l'input di una stringa, magari la inizializzo, contents oppure message. Mettiamo stringa vuota e potrei dire che while message, devo controllare se è uguale a stop in senso assoluto, quindi potrei dire lower, così facciamo il minuscolo in ogni caso. No, non è uguale, ma diverso da stop. Quindi, e poi qui, vabbè, vediamo un attimo cosa scrivono. Intanto per completare il blocco ci metto pass, che è la famosa istruzione che mi ha lasciato un po' basito, perché essendo che dentro il blocco non c'è un begin end, non ci sono le graffe, praticamente quando vai a capo il blocco inizia e quindi ci deve essere almeno un'istruzione. Se si vuole lasciare un blocco vuoto non si riesce perché un'istruzione va messa e quindi c'è questo pass che viene in aiuto, una sorta di istruzione neutra tipo il no OP di certi linguaggi, che praticamente è un segnaposto, cioè vuol dire passo avanti. E quindi ecco, se faccio una cosa così vado in un ciclo infinito e non è il massimo, però quello che voglio fare e dire input, ok, prompt, così il messaggio ce l'ho già, mi faccio dare il messaggio, print message, poi me lo vado a stampare. Quindi questo è l'esempio del ciclo while, cioè controllo in testa, quindi finché è diverso da stop almeno un giro lo facciamo, perché message parte da una stringa vuota, quindi in minuscolo è diverso da stop. Questo però ci stampa anche lo stop. Siccome non è un telegramma, vabbè, potremmo anche tollerarlo. Stai attento all'indentazione, che dopo si arrabbia. Quindi se io lo lancio, lui mi chiede, scrivi un messaggio e lo ripeterò. Ciao, come stai? Lui va avanti, quando scrivo stop o stop tutto maiuscolo, scrive stop e si interrompe. Quindi in questo caso sì, molto molto semplice. Quindi il while, proprio while, condizione, due punti, blocco, niente di diverso da quello che ci saremmo aspettati. Ovviamente ci sta un booleano, quindi noi potremmo mettere giù un booleano. Che mi sbaglio sempre qui a guardare. Stavo pensando, potremmo anche chiaramente scriverlo in maniera un po' anche diversa. Adesso un repeat non è una parola chiave, no? No, ok. Repeat true, qualcosa del tipo repeat true, while repeat. E qui inizia il ciclo, message uguale input prompt, ok, prendiamo il prompt e if, così possiamo fare il controllo che se lower è uguale a stop del messaggio, quindi combiniamo anche un if, allora repeat diventa false, ok, else print message. In questo modo
ci saltiamo praticamente lo stop e usiamo un flag. Quindi questo parte true, while true, quindi entra dentro. Se scriviamo qualsiasi cosa che non sia stop, la stampa repeat rimane a true e quindi continua ad andare. Se scriviamo stop, repeat va a false e quindi esegue questo, non esegue questo, torna su e quando arriva qui, while repeat è fermo e quindi si stoppa anche il ciclo. Fine programma. Così sappiamo che questo è a livello del programma e viene dopo il ciclo while, ovviamente. Viene dopo, se lo mettiamo qui, viene, lo ripete ogni giro, quindi attenzione che questo è sempre quello che cambia la struttura del codice. È particolare, però è utile perché almeno chi scrive codice in Python scrive indentato, se la divinità vuole, come suol dire. Quindi ciao, ok, ciao lo ripete, bla bla bla, stop, maiuscolo, minuscolo. Non lo stampa, quindi ci sta, fine programma, cioè fine telegramma più che altro, come stampa fine programma e poi si interrompe. Quindi finché non scriviamo stop, andiamo avanti con un ciclo infinito. Niente di che, niente di particolare. L'alternativa, anche se da vedere potrebbe essere un po' pericolosa, è scrivere un qualcosa del tipo while true. Quindi questo è il classico ciclo infinito, però magari prendere come message un input e dire che se è stop usciamo dal ciclo di peso, quindi mettiamo un break, else print message. In questo modo è vero che qui la condizione è sempre true, però se troviamo come dire, il messaggio che ci fa interrompere il ciclo facendo break, usciamo dal primo ciclo, dal ciclo in cui ci troviamo, quindi interrompiamo, cioè usciamo, quindi usciamo di qui e stampiamo fine programma. Quindi questo è esattamente uguale al precedente. Adesso scrivo dati significativi, sda 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 sda, bra 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 bra. Ok, quando scrivo stop, lui qui ha scritto fine programma. Ups. Fine programma perché il break ha interrotto il ciclo, quindi siamo usciti e abbiamo finito. Quindi qui ognuno ovviamente lo implementa un po' come più gli piace, niente di particolare. Poi ho cercato e ovviamente esiste anche il continue, quindi però questo me lo voglio tenere un attimo che così non lo voglio perdere. Voglio fare while break continue, no, while continue, ovvero uso lo stesso codice, così metto il while true, però potrei, cioè, se noi girassimo questa condizione, potremmo dire che se message lower è diverso da stop, quello che facciamo è stampare il messaggio e poi fare continue. L'else potrei anche non implementarlo, mi viene da dire, nel senso che potrei anche scriverlo così. L'effetto di questo continue è tornare alla condizione del ciclo e rivalutarlo. Quindi se message è diverso da stop, lo stampa e questo fa ripartire il programma dal ciclo rivalutando la condizione che in questo caso è sempre true, quindi mentre se non entra qui dentro fa il break, interrompe il ciclo e va in fine programma. Quindi proviamo a vedere se funziona. Sda 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 sda, bla 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 bla, stop, fine programma e anche qui. Questo in programmazione io la uso abbastanza spesso per certi versi, soprattutto quando ci sono dei controlli. Qui l'avrei usato, avrei come dire, preferito il break e questo si poteva far senza, ma è giusto per vedere se c'è un equivalente, se c'è il continue, se funziona, se fa esattamente quello che mi aspetto che faccia, perché io sono sempre in fase di comparazione con altri linguaggi per capire
che cosa c'è disponibile in questo. E ovviamente il while funziona anche con le liste. L'altra volta avevamo visto che se piantiamo un if su una lista, se facciamo una lista tipo, che lista abbiamo fatto? Ah, buonasera, I'm al 3x03, che sicuramente sarà un avrà una lettura, un acronimo diverso, non so come si legge. Benvenuto o benvenuta, nel caso stasera ho il cellulare, perché a proposito non è comparso di nuovo l'omino che si arrabbia perché ci sono, no, non dovremmo aver perso frame stasera, perché a volte abbiamo il problemino che scoppia tutto e quindi invece questa sera siamo andati abbastanza bene, ancora non si è bloccato tutto, per cui semplifica con Alex, quindi I am Alex. A me chiamano Compila negli altri canali, quindi di solito ho anche urlato tipo Compila, anche se in generale uso altri nickname, però qui ormai questo è il nome del canale, quindi ben arrivato. Stiamo scrivendo un po' di codice Python, quindi ci stiamo un po' divertendo. Allora, proviamo con le liste, il while sulle liste. Vabbè, intanto lo chiamo 04 while list, gli do questo nome. Non sono proprio dei nomi bellissimi per degli script Python, però vabbè, almeno me li posso ordinare in qualche modo. Cosa volevo provare? Ah sì, a fare una lista. Quindi pizza, anzi no, facciamo. Basta pizze, facciamo, boh, dai, utenti registrati, facciamo le cose un po' serie. Register di user, mettiamo dei nomi di utenti, beh, mettiamo dei nomi così, se no se me li invento poi sto qua tutta sera, diventa Mario, Paolo, Carlo, Gianni, anzi usiamo, potremmo usare più i nomi della chat. Esatto, quello è il mio nick esterno, in realtà non è neanche l'unico perché ne ho almeno ne uno con i compagni di classe delle superiori, che è Breve dal cognome. Lavorativamente c'è Sberva, per gli amici di zona c'è Alka e per Twitch c'è Compila. Ne ho più di quanti ne riesco a gestire, quindi diventa. Ho usato Python un po' di anni fa, non è male, però preferisco l'ecosistema Node con TypeScript. TypeScript è tanta roba, l'ho usato giusto oggi perché ho fatto un corso accelerato in Angular presso un'azienda e quindi ci siamo cimentati con JavaScript coi tipi. Ha delle particolarità che se si imparano diventa molto, molto bello lavorarci. Allora, metto un po' dei vostri nomi così, Alex, Elisabetta, ci sono troppi maschi, quindi dai, visto che Python citiamo anche Serena che fa sempre, mi supporta sempre nei percorsi di Python, poi arriverò anche a usare le cose che ha descritto nel suo libro che mi incuriosiscono molto e quindi voglio accelerare. E poi facciamo una lista di utenti notificati vuota. Quindi usiamo il while con la lista in questo modo. Che uno dice, ok, ma che senso ha usare il while con la lista? Se la lista contiene elementi, questo da true. Un po' come quando avevamo usato con gli if. Avevamo scritto if e poi c'è il nome di una lista. Da true, se qui dentro c'è la lista ovviamente inizializzata, non è un riferimento non impostato, e se dentro c'è almeno un elemento. Se invece la lista è vuota, questo dava false. È un po' come evitare di scrivere if length maggiore di 0 e metterci dentro. Quindi questo ci consente di scrivere in maniera un po' più semplificata. Però appunto, se la lista è vuota, non è vuota, vuol dire che vale true e noi entriamo nel ciclo. Mettiamo che nel ciclo scriviamo current user uguale registered users, quindi la nostra lista pop.
E abbiamo visto era uno dei metodi della lista che serviva per trattarla un pochino come se fosse uno stack, cioè tiriamo fuori un elemento alla volta finché ovviamente non ce ne sono più, e quando lo andiamo a eliminare ci salviamo però il valore, quindi tiriamo fuori l'elemento, lo cancelliamo, ma ci salviamo il valore. L'obiettivo qui è tirar fuori ovviamente i nomi una alla volta. Qui mi faccio una stampa giusto di debug, notifico l'utente e poi ci mettiamo current user. Le stringhe con la F davanti hanno sempre il supporto alla formattazione, cioè con queste graffe rendiamo visibile nella stringa qualcosa che fa parte del contesto che c'è qui attorno, in questo caso una variabile locale locale, globale, che contiene il nome dell'utente che abbiamo appena estratto. Andiamo ad aggiungere quest'utente alla lista degli utenti notificati, quindi con l'append. Quindi li sto tirando fuori da una lista, lo sto stampando e poi quando ho notificato, questo ovviamente simula l'esecuzione di un'operazione più complessa, più lunga, però il concetto è che noi praticamente abbiamo questo while che dà true finché ci sono elementi. Quando la lista si svuota, questo dà false e qui potremmo ad esempio scrivere print elaborazione terminata, una cosa del genere. L'effetto è questo qui, cioè andiamo in play. Lui cosa fa? Dice notifico l'utente Serena, Elisabetta, Alex, Luca, vedete che prende dal fondo. Serena, Elisabetta, Alex, Luca, Gianni, Carlo, Paolo, Mario, inizia a togliere tutto. A un certo punto, quando questa si è svuotata, l'elaborazione termina. E se andiamo ovviamente a vedere notified users, ci troviamo dentro chiaramente i nostri elementi, però inseriti a rovescio perché man mano che facciamo pop andiamo in append sull'altro e quindi stiamo togliendo dal fondo di una lista e mettendo dentro a un'altra lista che inizialmente era vuota. Però mi piace questa sintassi perché è concisa e non è un semplice null, ma fa anche proprio una cosa logica, cioè vedere che la lista contenga almeno un elemento. Poi se vogliamo stampare, elaborazione terminata, print. Elenco degli utenti notificati, se vogliamo stampare con un bel cinque fuori invece che come lista fatta così, facciamo, ci riutilizziamo una variabile current user in nome della lista, notified user, due punti, a capo andiamo avanti perché dobbiamo fare il blocco sotto, no. Questo fa, ci mettiamo un tab così lo stampiamo un pochino più avanti e poi ci mettiamo currentuser.title così viene anche formattato e vabbè, tanto per usare un po' sempre le cose che abbiamo già visto. Se vado in play mi dice tutti i nomi uno sotto l'altro con l'iniziale maiuscola e quindi se mettiamo già no, Gian, ma a parte che Gian Maria, non so, si scrive esattamente così, ci viene formattato un pochino meglio. Questo per me sarà la funzione più usata di chi scrive codice in Python, perché io me la immagino un po' così. Quindi che potremmo fare? Potremmo fare una sorta di wrap up, come potremmo dire, cioè provare un po' tutto. Ovviamente anche con i dizionari, adesso qui me lo while o wrap up, facciamo un po' di un putpurri, come si suol dire, non saprei come definirlo. Responsi, anche col dizionario, ad esempio while true, un po' pericoloso scrivere questo while true, però mi sono quasi abituato. Username uguale, quindi mescoliamo sia l'input, qual è il tuo nome? Ok, io lo scrivo così perché poi lo spazio ce lo mette. City,
input qual è la tua città, quindi c'è un po' di data entry e poi possiamo usare il dizionario risposte per mettere dentro, ad esempio, tante chiavi, quanti sono i nomi utente per ogni nome utente, la sua città. Quindi questo è un dizionario che parte vuoto, ha più conciso di così nel crearlo, e quindi come l'oggetto JavaScript sembra quasi. Quindi chiediamo due dati, usiamo il primo come chiave e il secondo come valore. Repeat uguale, anche questo input, scriviamo ad esempio effettuare un nuovo inserimento, poi la classica scelta tipo sì no, con una cosa scritta così. If, quindi qui c'è un while true che va all'infinito, se il nostro repeat o command, chiamiamolo come volete, in minuscolo uguale ad n, mettiamo i due punti, mettiamo, perché sennò sintatticamente non è neanche valido, e ci mettiamo il break. Quindi se non è uguale a n, lui gira e continua a chiedere questi dati. Print risultati del sondaggio, che non è neanche un sondaggio perché la città non è che c'è un'opinione. Se stai in un posto, vabbè, che devo fare? Facciamo anche qua un ciclo usando questo che non so se è un termine tecnico, dovrò cercarlo. Cioè quando andiamo in responses, che è il nostro dizionario items, che è un metodo, ci tira fuori praticamente il pair, cioè la coppia chiave valore, e con le variabili scritte così riusciamo a mettere la chiave qui e il valore qui, e sono le stesse variabili così. Stampiamo print in maniera formattata e stampiamo barra, metto un tab così vengono un po' più avanti. User underscore name title, così formattato. No, Ciccio, bisogna che lo metto qua dentro. Se no mi scrive punto title, che non è proprio il massimo. Viene da, e poi altra formattazione, user city o city name, che forse ha più senso, punto title, una cosa del genere. Se lanciamo questo scrippettino, qual è il tuo nome? Marco, Reggio Emilia, effettuare un nuovo inserimento. Sì, qual è il tuo nome? Sant'Antonio, la tua città, Padova. nuovo inserimento, sì, Sant'Arcangelo, no, dai, basta, cioè, Orietta Berti, che viene da Cavriago. Ok, basta fare lì. Altro inserimento, no, quindi qua sotto c'è l'output. Risultati del sondaggio, che non è un sondaggio. Sant'Antonio da Padova viene da Padova, Marco viene da Reggio Emilia, Orietta viene da Cavriago. Quindi proprio una cosa iper banalissima. Quindi, però fa vedere un po' come l'input possiamo metterlo in variabili, usarle come chiavi, associare valori, numerare i valori, possiamo fare dei pop, spostarli, possiamo fare veramente un sacco di cose scrivendo una quantità molto molto ridotta di codice, perché a tutti gli effetti la cosa che noto sempre è che non esiste una sola istruzione. Io non so, lavoro in Delphi, metto un true, generalmente scrivo un begin e un end. Ecco, queste sono due istruzioni che non fanno nulla se non racchiudere un blocco, ma dopo la vita ovviamente si svolge all'interno. Invece in Python non esiste un'istruzione che non faccia niente, cioè, quindi ognuna di queste, questa fa lo spazio, questo stampa, questo cicla, questo stampa, questo verifica, l'input inizializza, cioè non esiste un contorno inerte o di architettura. Quello che scrivi fa sempre qualcosa dal punto di vista, c'è veramente poca sintassi dal punto di vista di quella che serve per creare dei blocchi. O per, vabbè, non voglio citare Visual Basic, che se fai cicli for devi scrivere and for, and class, cioè devi anche citare cosa chiudi. Però
quello è fin troppo verboso, però, come dire, ci sono delle vie di mezzo, che è anche il motivo per cui Delphi mi piace molto, però, cavolo, qua veramente ogni riga fa. E poi questi sono ancora esempi semplici, alcune righe tirano su direttamente il contenuto di un CSV parsato, ci sono delle librerie che fanno un sacco di cose, ci danno già dei dizionari pieni di dati, quindi infatti il mio obiettivo è iniziare a usare delle cose più di alto livello, però è ritrovarci dentro praticamente tutto quello che pian pianino vediamo quando ce l'esploriamo qui per i cavoli nostri con Ok, altre cose, vediamo cosa potremmo andare a sperimentare appena dopo. Potremmo sperimentarci. No, ci sta, anzi, una cosa assolutamente da sperimentare assolutamente. Le funzioni, importantissimo, importantissimo, quindi. Cioè iniziare un po' di programmazione strutturata. Anche in C devi usare le graffe? Direi di sì. Penso di sì. Ho avuto un momento di. E quindi iniziamo a vedere le funzioni, che è gran cosa, quindi già un po' di programmazione strutturata. Poi abbiamo anche la programmazione oggetti, che qui è una bestia un po' strana, effettivamente, in questo linguaggio. Però c'è pure quella, e quindi qui facciamo un bel clear all. Poi ci sono le opzioni anche qui, c'è il font, ci sono active line color, c'è anche un colore per la riga attiva. Adesso vado a deturpare questo editor, infatti no, cancella tutto, cancella tutto. Scherzavo, scherzavo. Lasciala com'era, lasciala com'era. Non volevo andare a cambiare. Vabbè, qui in realtà ce n'è già un esempio, però come fare le funzioni, quindi facciamoci il capitoletto episodio 7. Functions. Facciamo delle functions. Allora, 01, mi piace chiamarlo basics, che sono le basi della funzione, cioè le funzioni, quindi a che servono. Se abbiamo dei blocchi di codice che dobbiamo ripetere, tanto vale invece che fare copia e incolla, ovviamente la cosa più sensata è pigliare una funzione, mettere il codice magari con dei parametri e alla fine aggiungere anche e poi richiamarla tutte le volte che ci serve. E magari anche in un altro modulo, così possiamo importarlo e la possiamo rendere quindi riutilizzabile anche in altre applicazioni. Come si fa la funzione? C'è la parola chiave def, quindi questa definisce una funzione. In che modo? Dobbiamo aggiungere nome della funzione e i parametri, una parentesi con gli eventuali parametri, perché poi non siamo costretti. Tipo facciamo una funzione say hello di hello, quindi definisce la funzione, questo è il nome. Qui ci stanno i parametri che poi vedremo. Come fare il corpo della funzione? Il corpo della funzione ovviamente è strutturalmente contenuto nella funzione e quindi basta piantarci un due punti in fondo e poi andare a capo. E quello che scriviamo finché è indentato è il contenuto della nostra funzione. Quindi potrei metterci questo pass, ok. Qui scrivere ovviamente say hello con le due parentesi e sto già usando la mia funzione. Quindi la funzione è proprio solo nome parametri con def due punti e inizio a scrivere il corpo. Qui ad esempio posso scrivere print, facciamogli fare qualcosa giusto per vedere che qua dentro ci passa. Benvenuto, e questo ovviamente è il livello del programma principale. E scrivendo questo mi aspetto che venga eseguito il benvenuto e fatta la prima funzione. Una cosa che ho visto e che è molto interessante è che abbiamo un tipo di commento che in realtà è una stringa, è come mettere questa stringa tripla con triple virgolette,
È una sintassi che viene letta e viene interpretata come guida della funzione. Ad esempio, qui potremmo scriverci mostra un messaggio di benvenuto all'utente. Questa cosa qui, scritta così, documenta la funzione. Se vado qua sopra, non mi dice niente, perfetto. Quindi non vediamo se riesco a farlo saltare fuori. Oh, eccolo qua. Se vado a scegliere la funzione, mi fa vedere anche la documentazione, quindi è una cosa un po' come la documentazione XML o Java Doc, un po' più semplificata da questo punto di vista, però ha la sua utilità perché mi fa capire che cosa fa la funzione. Quindi per il resto funzionalmente non cambia nulla, quindi io tutte le volte che vedevo questa sintassi mi confondeva sempre, però effettivamente è più semplice di così. Def funzione parentesi, due punti e corpo, e poi la richiami con le parentesi e passi ovviamente anche i valori se ce n'è bisogno, con diverse modalità a tutti gli effetti, perché potremmo ad esempio fare una versione. Passiamo un po' di. Qui è sempre scripting, quindi non siamo costretti a fare tutte le funzioni all'inizio, cioè possiamo fare una funzione, chiamarla, poi crearne un'altra. Possiamo scrivere è chiaro che se dobbiamo fare una libreria, magari un po' più di rigore, un po' più di ordine, ci fa anche fare più bella figura. Però a questo livello in realtà possiamo essere anche abbastanza scripting, quindi scriptiamo, scriptamanent. Verba volant che non c'entra niente, ma va bene, sempre bene. Tipo greet user saluta l'utente, quindi un'altra funzione, però stavolta ci metto un parametro, chi è, chi devo salutare, una cosa del genere. E come lo facciamo? Ci scriviamo print, mettiamo questa stringa, benvenuto, virgola e poi una variabile e poi un punto esclamativo. Quindi abbiamo già fatto una funzione con un parametro. C'è differenza come idea fra procedure e funzioni? Sai che non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Diciamo che no, cioè non è non, in Delphi, perché cambia la parola chiave con cui le definisci, quindi function a valore di ritorno, la procedura no. In questo caso ciò che distingue, se non ricordo male, la funzione della procedura è che tu fai il return di un valore. Se non metti un return, non hai. Forse magari non so se è come JavaScript, dove anche se non fai il return, tutte le funzioni hanno un valore di ritorno. Quindi in assenza di un return è undefined. Se invece c'è un return con un valore, il valore è quello lì. Ma possiamo provarlo sintatticamente, provando a non metterci dentro nessun return, a vedere se riusciamo a recuperare un valore. Secondo me, se proviamo a fare una funzione che non restituisce nulla e la chiamiamo salvando il valore di ritorno, probabilmente quella variabile sarà none o uno di questi, cioè, quindi la differenza c'è, cioè possiamo restituire o meno un valore di ritorno, però non abbiamo una sintassi diversa. Lì effettivamente è un po' il Pascal, che è un po' strano da quel punto di vista, è un po', come dire, è un po' alternativo, cioè fa la distinzione, mentre in altri contesti. Però siccome non ci accontentiamo, poi lo proviamo. Allora, questo stampa, quindi questa la posso chiamare scrivendo così, e poi qui scrivo Sandro, così. No, possiamo sempre scriverlo così e poi mettere il title, così ce l'ho formata lui, giusto per metterci qualcosa. Quindi se lo eseguiamo fa benvenuto Sandro e quindi il valore viene passato qui e qui ovviamente nulla di trascendentale. Però mi ricordo perché ho visto in altre funzioni, in altri esempi di codice che noi possiamo passare dei parametri per posizione, ma anche battezzandoli con il nome, che non è una cosa malvagia perché a volte rende anche semplicemente chiara la chiamata, tipo, e mettere anche dei default. Ad esempio, show, no, chiamiamolo pet,
Pet info, che fa vedere, mi è venuto in mente il gatto perché l'ho visto passare e non so se stasera vuole fare uno dei suoi show come al solito. Allora, qui scrivo pass perché non so ancora cosa scrivere nel codice. Però cosa volevo fare? Ok, volevo dire, mettiamo pet name, quindi passiamo il nome di un animale e poi ci mettiamo pet type. Ecco, qui ad esempio possiamo mettere un default uguale con una stringa, vuol dire che se noi non passiamo come dire, un valore, lui prenderà questo come default. Pet type, il sarchiapone, se non scrivete che tipo è un tipo inventato come il sarchiapone, quindi proviamo a chiamare questa funzione in 20.000 modi diversi. Tipo, e tra l'altro me lo scrive anche qui sotto, che c'è Pluto, ad esempio, è un cane. Beh, ma ripetiamo anche il codice, tanto dai, questo è il nome del mio, e poi mettiamo pet underscore type, e poi ci mettiamo pet name. Punto title, così viene anche formattato. Quindi il nome del mio sarchiapone. Quindi pet info, possiamo chiamarlo con Pluto e cane, quindi mettiamo i due valori e qui semplicemente si sta basando sulla posizione, quindi scegliamo di non mettere degli identificativi di parametri e quindi andrà per posizione come sempre avviene nel. Possiamo metterci, andiamo su qualcosa di popolare, furia, cavallo, possiamo decidere di specificare tutti i nomi, ad esempio potremmo dire pet name uguale Leo, che è il mio gatto, pet type uguale gatto, però se indichiamo anche i nomi, e quindi diciamo il parametro qual è, abbiamo un vantaggio che, cioè non so se è un vantaggio, penso sia un vantaggio, possiamo anche invertire l'ordine o scegliere l'ordine che vogliamo, in quanto siccome ogni parametro è qualificato dal suo nome, del parametro, anche se cambiamo l'ordine, l'interprete capisce quale valore deve andare in quale parametro e quindi in questo modo e poi diventa anche più leggibile perché con questo qualificatore si allunga un po', però a me non piacciono quei metodi che si trovano in giro tipo send mail, si apre una parentesi e poi c'è scritto true false, virgola 1, virgola 0, che dici che roba è, che cosa stiamo passando, cioè devi andare a vedere la firma e poi scopri che c'ha 28 overload quel metodo lì e non capisci mai a cosa serve quindi pet type, prendiamo un altro animale, un animale esotico, altre cose, giusto, facciamo la versione, poi sto ancora pensando all'animale, quindi senza nome, innominabile, chiamiamolo. E in questo caso metto solo un parametro, quindi qui ne ho messi due, qui ne ho messo uno, qui ne ho messi due, ma nel loro ordine, quindi vale come questo, qui li ho invertiti, qui ho messo un parametro solo, quindi mi aspetto che il secondo venga determinato in maniera automatica. E qui ci metto, adesso faccio un ode. So già il nome, ci mettiamo Bibi Paguro, che l'utente Punga collegato saprà di che si tratta, che è un cane, quindi mitico cane, un povero cane di amici che aveva un account Instagram, è stato piratato e quindi non dovrebbero mai succedere queste cose che c'è cioè, chi si appropria indebitamente degli account degli animali, e quindi allora io ho scritto poi tanta roba, ma chissà se poi funziona tutta sta roba qua. Aspetta che andiamo, allora vediamo, ho fatto il control F7 che è bellissimo perché è come
SQL Server Management Studio, esegui solo un pezzo di codice e trascuri il resto. Potenza dell'interpretato. Abbiamo il path name, path type, quindi questo è il messaggio che dovrebbe stampare e questo è obbligatorio. Non ho provato, ad esempio, se scrivo così non dovrebbe accettarlo. Ok, perché non metto parametri, ma questo mi aspetto che sia. Però aspetta, verifichiamo. E infatti si è arrabbiato. Perché non avendo un default, non l'ho citato in nessun contesto, quindi comunque se quello non lo metto, path info è abbastanza esplicito, mi piace perché l'interprete è molto dettagliato, mi dice che manca un required, quindi richiesto, positional argument, cioè un parametro che ha una sua posizione, quindi deve stare lì. E poi mi dice path name, c'è anche il parametro che non ho specificato. Che è ben diverso da. Non c'è un overload che possa essere invocato con questo insieme di parametri, quello che poi. Qui è già un po' più specifico. Ovviamente, se indico un solo parametro, ma è il path type, ok, e metto un drago, ricadiamo, mi aspetto nella stessa casistica. Cioè, l'errore deve essere lo stesso, perché anche se io ho messo un parametro. L'ho battezzato su path type, quindi tutt'al più va a valorizzare questo, ma questo era già opzionale, questo che è obbligatorio continua a non avere un valore e lui continua ovviamente a arrabbiarsi e c'ha ragione. Quindi l'unica è che io metta qui path name drago Elliot oppure senza le parentesi, quindi una cosa del genere e queste sono tutte valide. Altro nome di animale, Kung Fu Panda, che è più il genere che non, però va bene, dai. Cioè, ormai abbiamo sbraccato con questi esempi Ctrl F7. In questo caso infatti vanno tutte bene. Il nome del mio cane è Pluto, quindi ha preso Pluto e cane. Il nome del mio cavallo è Furia, ha preso tutte e due. Il nome del mio gatto è Leo, quindi qui c'è il nome, ma sono anche nell'ordine. Qui c'è il nome, sono invertiti, però giustamente con il nome riconosce quello posizionale, quindi lo mette corretto. Qui sono tre varianti con. Ah, ce l'avevo già fatto questo. Ok, allora l'ultimo. Non me lo ricordavo, c'è cioè, la variante col parametro con o senza il nome. È chiaro che se noi mettiamo il nome dell'altro e questo non lo mettiamo, è obbligatorio, lui si ingazza e quindi c'è poco da fare, come dire. Ok, quindi questo è un po' vedere i parametri un po' sperimentali. Poi in realtà sui parametri c'è un'altra cosa da analizzare perché c'è quelli fatti con dizionario, cioè ci sono altre cose da vedere. Si parlava di valore di ritorno, quindi c'era la domanda in chat, quindi come dice a domanda rispondo, a domanda rispondiamo e mettiamo returns, Batman returns, no, facciamo un po' di funzioni, facciamo delle funzioni dai con un po' di senso. Che abbiano un po' di senso, mi bevo un goccio d'acqua, non so, un concatenamento, cioè fanno schifo lo stesso, però. Scusate il silenzio con questo sottofondo di sbrodolamento. Allora, mettiamo ad esempio def get formatted name. Ottieni nome formattato, due punti e qui dentro ci mettiamo, facciamo una bella variabilina full name uguale versione stringa formattata di ci facciamo passare il nome e il cognome e qui dentro li mettiamo name e adesso la logica non è che ci interessi più di tanto perché è un pretesto per
e poi formattiamo come title e qui facciamo, anzi, questo lo lascio così, che è quello combinato, poi faccio return full name, sì, anemico, full name title. Quindi lo formattiamo e facciamo il return. Questa è una funzione che va a costruire un valore e lo restituisce. Quindi di fatto restituisce un valore. Come potremmo usarlo? Potremmo scrivere print get formatted name. Lui ci chiede first name e last name e qui scrivo Jerry Scotti, che diavolo ne so. Print get formatted name, facciamo un po' di casi di test. Britney Spears, ok, giusto per quelli primi che mi sono venuti in mente. L'attinenza ovviamente, cioè il filo logico che conduce il primo al secondo è inesistente, quindi proprio. E qua sotto scrive i due nomi, Jerry Scotti e Britney Spears. Quindi qui poi, ok, cioè l'abbiamo già stampato, potevamo anche scrivere ad esempio name to print, oppure potevamo assegnare una variabile message uguale get formatted, e quindi cioè il valore di ritorno possiamo stamparlo direttamente, salvare una variabile. Ecco, full name in questo caso non lo vediamo perché non è global come al solito, ma è una local variable della funzione. Quindi quelle che abbiamo usato fino ad oggi erano tutte funzioni, erano tutte variabili globali. Se la variabile la mettiamo in questo modo dentro la funzione come appoggio, esiste solo all'interno e quindi non esce all'esterno. La cosa che non abbiamo provato era qui fare questa cosa, fare la print di pet info, nome dell'animale, prova, e vedere che cosa stampa chiamando questa funzione che non fa il return di nulla. Come previsto, none. Quindi non c'è una distinzione netta, semplicemente se andiamo a prendere una funzione che non ha un return e proviamo a stampare il risultato sarà non c'è niente, quindi è un po' l'equivalente del null, anzi non è l'equivalente del null perché il null è un null, questo non è neanche il null. Se cercate in giro, dov'è che l'avevo trovato? Adesso mi serve aiuto, mi ha illuminato la stanza questo browser tutto bianco. C'era un meme che girava che spiegava la differenza tra null e zero. Ecco, tipo questo. Tanto ci vuole poco vabbè, qui c'è anche l'undefined che vabbè. Vediamo se lo ripesco. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Trovato, 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 questo è mitico, cioè non zero value, quindi c'è carta, zero, carta è finita, null, non c'è proprio neanche il rotolo, undefined. Qui ovviamente parla di JavaScript, quindi però appunto il null non è la carta finita, non c'è proprio neanche il rotolo, quindi non abbiamo neanche quello, quindi vabbè, era giusto per. Piacciono troppo questi meme che fanno questo tipo di. Quindi se invece abbiamo un return, otteniamo un valore di ritorno. Una cosa che io vorrei provare a fare, vedere se si arrabbia, è dirgli if full name. Allora, facciamo che qui trim, no, come si chiama? Strip, quello che, esatto, che toglie, non fa lo spogliarello ma toglie gli spazi alla stringa. If full name return full name title, else return ci vuole,
else, anche se l'else potremmo anche evitarlo, perché quando facciamo il return la funzione finisce ed esce. Return 123. Volevo capire se esiste la possibilità che, ad esempio, io gli passo delle stringhe vuote, lui restituisce Jerry Scott, Britney Spears e 123 numerico. Quindi, come in JavaScript, quando faccio return, non sono costretto in tutti i percorsi a restituire una variabile dello stesso tipo, però secondo me se lo faccio sono una cattiva persona, una persona molto cattiva. Perché in JavaScript, perché ovviamente io raccolgo il valore di input, se in un caso una stringa, in un caso un numero, mi costringe a testarlo o a convertirlo forzatamente perché ho dei percorsi che mi danno due valori diversi ma anche di tipo diverso. Un conto può essere il none che può avere il suo significato, però questo sarebbe una cosa secondo me sempre da evitare, cioè di non restituire con percorsi diversi i valori se non altro a meno dello stesso tipo e non di tipo diverso, perché se no vengono fuori delle cose, se no siete brutte persone, quindi questo, però non dà errore, quindi questo lo stampa vuoto, cioè non mi fa quel tipo di controllo, quindi potete fare return, ah, chiaramente poi vale anche return punto, cioè fate return, ok, una cosa del genere, esce e stamperà due none perché il return quando viene eseguito esce dalla funzione, se non mettete un valore, il valore ovviamente sarà none perché uscite, non date un valore, quindi se come prima abbiamo provato a leggerlo abbiamo visto che questo è il valore della funzione che non restituisce nulla. Quindi per rispondere a Sandro non c'è differenza, cioè def fa una funzione. Se tu vuoi restituire un valore puoi farlo, se vuoi non restituirlo puoi farlo, ammetto che usi a return o meno. E può essere anche di tipo diverso, anche se lo sconsiglierei per una questione di logica, mi sembrerebbe anche strano, un po' come. E quindi l'unica cosa che conta è se dentro c'è il return o meno. Però anche leggerlo non è un problema, se manca un return ti trovi in none e sei a posto. Chiaramente, ad esempio, se volessimo fare quella versione sopra, formatted name, extended, non so come chiamarla, ad esempio, avere i parametri opzionali può essere utile perché io potrei dire faccio last name, poi faccio middle name, così potrei fare una funzione che prende questi parametri, ok, first name, last name e middle name, e come default lo mette vuoto. Lo metto per ultimo perché i parametri opzionali, cioè nome e cognome ce l'ha, il soprannome magari non c'è, e quindi potrebbe anche essere che quel valore non venga passato, però mettendogli una stringa vuota mi crea un default che è compatibile col tipo di operazione che vado a fare all'interno di questa funzione. Ad esempio potrei dire che il result di questa funzione intanto parte con first name, ok, e questo c'è. Poi potremmo dire if middle name con le stringhe, l'if se abbiamo caratteri lunghezza maggiore di 0 entra, altrimenti non entra. Quindi anche qui ci evita di fare if length maggiore di 0. Se abbiamo un nome, cosa facciamo? Facciamo result più uguale spazio più middle name, cioè mettiamo lo spazio e mettiamo il soprannome. Se non abbiamo il middle name non lo facciamo. Poi facciamo più uguale last name. Chiaro che c'è una marea di casi che dovremmo controllare, ma vabbè. Poi facciamo return result title, così viene anche formattato. E quindi se prendiamo questi formatted name, Jerry Scotti dottor Scotti, quindi facciamo anche un po' di pubblicità. In realtà non è lui quello del riso.
Formatted name, boh, che potremmo passarci qui. Qualcosa di John Hooker, lì John Hooker. Qualcuno che abbia un Marina Ripa di Meano, no, stiamo, facciamo questo, dai, già poi neanche bisogno di chiamarlo. Ah, gli devo mettere ovviamente questa roba qui. Jerry, Dottor Scotti, c'è un problema. Ah sì, ci manca qui uno spazio, giustamente. Jerry, Dottor Scotti, e quindi viene fuori il... Se invece, ma giusto, mi serve un... Io scrivo una cosa del tipo... che ne so, Flavio Insinna. Pensavi a Flavio Basile, invece l'ho fregato. È un omonimo. In questo caso dovrebbe formattarlo correttamente, quindi l'abbiamo reso... Vabbè, non è nulla poi di diverso da quello che abbiamo fatto prima, quindi non è che ci sia poi tanto da dire. Ovviamente possiamo restituire come valore di ritorno una stringa, potremmo anche mettere tutti questi valori in un dizionario, fare delle liste, possiamo fare un return di tutto quello che vogliamo a piacere. E una cosa... Quindi possiamo passare anche delle liste, quindi come dire, avere anche delle... Possiamo, allora, che io mi ricordi una cosa che forse precede una domanda, oppure una domanda che mi sono fatto, i valori vengono passati per valore, cioè quando noi passiamo... Però potremmo anche provarlo, questo possiamo provarlo. Proviamo. Prima del return, provo a scrivere first name uguale first name upper. Ok. Ah, però qui dovrei usare delle variabili. Allora, fn uguale Jerry. LN uguale Scotti, MN middle name uguale dottor. Get formatted name di FFN first name, last name e middle name. Andiamo a fare una print di FN. Ok, e vediamo che succede. Rimane così, quindi tutti i parametri che vengono passati, se non ricordo male, e qui ci vorrebbe un esperto di Python che non sono io, no, scherzo, sono passati come copia. Quindi abbiamo una copia del valore originale e per cui se lo modifichiamo, non andiamo a modificare il valore originale. Un po' come, dovrebbe avvenire, se non ricordo male, anche in Java. Mentre in altri linguaggi come in Delphi, eccetera, abbiamo il ref, per così dire, c'è cioè un by ref in uno e ref nell'altro, abbiamo il var con cui passiamo i parametri e non disdegno molto questa scelta, mi piace questa scelta perché nell'ottica di fare delle funzioni pure, cioè, ho sempre considerato un side effect quello di cambiare una variabile che ti viene passata, piuttosto ti restituisco la versione modificata di quella, così tu puoi concatenare, puoi fare questo tipo di operazioni senza subire un side effect, ovviamente escludendo tutte quelle variabili che sono modificabili non in quanto var, cioè passate come riferimento, ma come out, cioè se faccio una funzione che ha il compito di inizializzare delle variabili, ok, ci sta. Una funzione che accetta un valore e eventualmente ti cambia il valore di ritorno non mi piace molto, non mi è mai... A parte che trovo sempre un modo per evitarle, quindi non sono indispensabili e secondo me rischiano di essere un pochino fuorvianti.
Quindi anche qui in realtà vale la stessa cosa, però c'è un ma. Se io ad esempio faccio una cosa del genere, fammi pensare. Allora, pensiamo un esempietto. Giusto perché bisogna stare attenti che se noi facciamo, ad esempio, lavoriamo con delle liste, ok? E facciamo una funzione che stampa print, no, prepare pizza. Ormai la pizza, la fantasia, però abbiamo superato l'orario, sono le 11, quindi abbiamo, non so, raw pizzas, la lista è completed pizzas. Quindi passiamo a questa funzione due liste, una con le pizze da fare e una con le pizze. E in questa funzione facciamo una cosa del genere, mettiamo current pizza uguale a raw pizzas.pop, come abbiamo già fatto. E poi ci potremmo anche ingegnare un po', possiamo anche iniziare a scrivere if raw pizzas oppure not raw pizzas, e allora return. Non mi hai presentato le pizze e quindi io completed pizzas, vabbè, lì può esserci già qualcosa. Quindi vado a prendere la mia pizza e faccio un print giusto per dire che sono passato di qua. Preparo la pizza e poi metto due pizza. Preparo la pizza, due punti e poi ci scrivo current pizza. E poi vado a mettere, faccio un append un po' come ho fatto prima con gli utenti notificati, stessa cosa. Preparo la pizza e completed pizza lo metto lì. No, ci manca qualcosa, cioè ci manca while raw pizzas, cioè finché ho delle pizze. Cioè, è anche sbrigativo mettere un while, poi spostare tutto a destra e già dentro il blocco, non c'è neanche da tagliare, incollare. Quindi finché ho delle pizze crude, non saprei come, non so l'inglese, ne tiro fuori una, la preparo e la metto nelle completed. Quindi adesso vado a fare una cosa, quindi raw pizza list, creiamo una lista di pizze, margherita, capricciosa, 4 stagioni, poi siccome ci piace l'ananas, sto scherzando, non ci piace assolutamente, raw pizza list completed pizza list. La inizializzo, visto che la passo comunque deve essere inizializzata. E poi che facciamo? Chiamiamo, cioè qui la funzione è finita, non c'è un end, cioè quando c'è la funzione tutto il codice è indentato, quando torniamo all'inizio la funzione è terminata. Quindi questa è un po' la prepare, vabbè, pizzas, prepare pizzas. E gli passiamo la raw pizza list e la completed pizza list. Quando lui ha finito, vado, lasciamo un po' di spazio, andiamo a stampare che cosa c'è nella raw pizza list e poi cosa c'è nella completed pizza list. Perché in realtà lì cosa ci aspettiamo? Noi passiamo per valore e quindi ci aspettiamo che magari le liste vengano modificate. E poi al ritorno sono esattamente come prima. Andiamo a stampare quello che otteniamo, che invece non è così. Non è così perché è vero che viene copiato il valore, ma viene copiato il valore di una variabile che contiene il riferimento alla lista. Quindi vuol dire che abbiamo una copia di un valore che però punta alla stessa lista. Questo per dire che le variabili non si passano per riferimento, però se la passi per valore, se il valore è il puntatore a un oggetto come una lista, un dizionario, e viene modificato, le modifiche rimangono perché la copia è del puntatore e non della struttura. Quindi
Attenzione, perché in questo caso, se volessimo ottenere lo stesso effetto, cosa dovremmo fare? Dovremmo lavorare su, dovremmo dire, ok, questi valori, non, se li cambio, non si riflettono all'esterno. Allora faccio così, prendo raw pizzas, ok, e vado a estrarre, da raw pizzas, che è la mia lista, tutti gli elementi che ci sono dentro. E faccio la stessa cosa con completed pizzas. Anzi, completed pizzas lo riassegno proprio perché tanto mi interessa che sia vuota, che parte da zero. O se vogliamo che parta con gli elementi che ho passato fuori, idem. Questo, sapete, è l'estrazione del range che abbiamo visto, che è specificato senza dare né un inizio né un indice dove fermarsi. Lui parte e tira fuori dall'inizio alla fine, ma crea una nuova lista. Quindi io, usando le copie del valore del puntatore a una lista, vado su quella lista e creo delle copie effettive di quella lista. A questo punto, se lo facciamo così, ok, funziona. Cioè, lui entra, prepara pizza nas 4 stagioni, capricciosa margherita. Quando usciamo, le liste sono di fatto intonse, perché noi le abbiamo prese, abbiamo preso la copia del valore del puntatore che punta a quelle liste e che le avrebbe modificate, ma abbiamo estratto un range creando una copia degli elementi delle liste. Attenzione però, queste sono stringhe, ma se fosse stata una lista di oggetti non sarebbe stato sufficiente, perché anche avendo una copia della lista, abbiamo una copia di un valore che, se è il puntatore a un oggetto e cambiamo un valore sull'oggetto per riferimento, andiamo a cambiare l'oggetto originale, quindi dovremo anche clonare gli oggetti se vogliamo una copia completa. È il classico dilemma deep copy, shallow copy che abbiamo in diversi linguaggi dove vogliamo clonare. Quindi, cioè, il discorso è che i puntatori funzionano anche qui, quindi funzionano esattamente come ci aspettiamo, anche se le variabili entrano come copie. Se la variabile è un puntatore o una struttura, lavoriamo sempre su quella, non ne abbiamo una in più. Se la clono, allora ne abbiamo due, ma se quello che clono sono stringhe immutabili, non ci sono problemi. Se quelli che clono sono puntatori e oggetti, se non clono anche gli oggetti sono sempre gli stessi. Quindi questo è importante quando uno inizia, come dire, a arrabattarsi su delle strutture, inizia a passare delle funzioni, si trova magari delle carte in tavola cambiate, e dopo la briscola non viene più, quindi bisogna stare attenti. Sto sparlando, però vabbè, diciamo che chi doveva capire ha capito, e l'aveva capito già da prima, senza tutte queste mie lucubrazioni da totale ubriaco di questa sera. Quindi, però è bello fare questi esperimenti, perché comunque si riescono a fare, come dire, le prove del caso. Adesso questo lo commento perché in realtà l'intento comunque è quello originale, quindi se volete cambiare qualcosa dovete farvi passare, lavorare correttamente sulle strutture dati, quindi stare attenti un po' a quello che succede, perché a volte, non è un difetto, ma è roba lecita. Quindi in realtà qui, se io volessi essere, come dire, pignolo, cioè se io dovrei, perché dovrei implementarla con questa roba commentata? Perché io ho la possibilità di lavorare su delle copie di liste, cioè se io scrivo, cioè se io ho queste due liste e voglio essere sicuro che, non, che il gioco funzioni e non venga modificate, piuttosto che fare una copia qui dentro, potrei dire prepara pizza, raw pizza list. Fai un clone di tutti gli elementi, cioè fai una lista con gli elementi estratti da questa, gli elementi estratti da questa, e prepare pizza lavora e modifica delle liste, però io gli ho già passato barbinamente delle copie e allora ottengo l'effetto di prima. Se lancio questo, otteniamo lo stesso effetto, cioè lasciamo le liste intoccate, perché quando chiamiamo il metodo, prendiamo le liste, facciamo un clone e gli passiamo quelle. Quindi lui lavora su una lista, la svuota, riempie l'altra, mentre la stampa, quando torniamo, abbiamo lavorato su copie di liste che poi vengono buttate via, e quindi quello che rimane, l'originale,
E a questo punto ha più senso farlo così, così io posso scegliere se fare una copia o se devo usare la lista originale. E a quel punto ci sta che funzioni. Quindi questo è un tipo, poi ci si mette la versione con quelli originali e si vede che cosa succede alla fine di questo. E ci sono praticamente le due. C'è differenza, no? Questo tutto quello che dice utile è quando fai le cubrazioni, ma a volte effettivamente le sparo grosse, quindi no, però sì, è importante, magari uno non ci pensa, e quindi altre cose che potremmo. Ah, giusto, giusto. Ecco, questa è la cosa. Finiamo con la ciliegina, dai, con gli argomenti delle funzioni. Ci sono, ecco, c'è un modo di definire degli argomenti che a me mi ha intrippato da subito. Potremmo chiamarli, c'hanno un nome perché adesso non mi viene in mente, key arcs, adesso non mi ricordo. Comunque lo scrivo, lo chiamo così e basta, perché premetto che non conoscevo minimamente Python, per ciò che abbiamo visto finora come linguaggio mi dispiace. Però non ho visto nessuno che non si possa fare con altri linguaggi. Beh, certo, nel senso che quello che stiamo vedendo è proprio la sintassi di base. Oddio, allora diciamo che quello che stiamo facendo sono degli script, quindi con JavaScript puoi fare una cosa analoga con Delphi o C Sharp. Sappiamo che ad esempio un po' di struttura al programma che facciamo gliela dobbiamo dare. Se iniziamo a fare qualcosa di strutturato, anche se sono oggetti, dobbiamo creare dei tipi, e quindi la potenza, cioè la versatilità secondo me in quegli ambiti, che poi sono quelli direi che scrivi adesso vedo, c'è un messaggio troppo piccolo, del finire a tutti, la potenza di Python è nel fatto che, come vedi, manipolare questi dati è facile. Cioè, prendiamo anche solo questa lista, sì, la puoi fare anche con Delphi, però allora ti devi preoccupare dopo di rilasciare la memoria. Non hai una struttura così dinamica, cioè manca ovviamente il valore aggiunto dell'interprete, che è in grado di capire delle scritture che fanno delle operazioni di alto livello sui dati, che in altri linguaggi è più difficile scriverle, ma non perché il linguaggio, citiamo Delphi, ma potremmo citare C Sharp e tante altre cose, o Java, sia limitato, ma perché lavora in un contesto molto più rigido, cioè ha bisogno di tipi, il tipo deve corrispondere, quindi io non posso fare una lista, cioè posso creare ovviamente delle liste, ma quando faccio una lista non parto dalla dichiarazione, intanto dichiaro la variabile, poi dichiaro che è un tlist, poi se dentro metto valori stringa scrivo che è una stringa, se sono valori eterogenei devi usare un object, poi devi castare se tiri fuori, mentre se io qui volessi ciclare e stampare, cioè è un linguaggio che è molto più sciolto e quindi più adatto a quei contesti dove tu hai questa mole di dati e devi iniziare, come dire, a maneggiarla, senza che spesso abbia una struttura ben definita o comunque anticipabile, e quindi lo rende chiaramente più adatto a essere gestito da un linguaggio dinamico come può essere JavaScript oppure appunto come Python. Quindi il machine learning non è una moda, perché senza quell'ambito Python era un po', cioè linguaggio universitario, sì, se ne è sempre sentito parlare, quello sì, però con questo ha ritrovato la sua seconda giovinezza, un po' come JavaScript nel browser. Quindi, come dire, magari io al momento ignoro ancora delle motivazioni più approfondite, specifiche, ma la motivazione c'è senz'altro. Poi è ovvio che quando senti che tutti lo fanno con quello, ci provano e vanno su quel linguaggio perché non è la moda, ma ovviamente cerchi di reperire gli stessi strumenti con cui gli altri ottengono risultati, ma effettivamente da questo punto di vista ti serve
scusate, un ambiente un po' più slegato e un po' più, diciamo così, dinamico, perché altrimenti è troppo rigido da utilizzare. Poi c'è anche la questione che, ok, una volta che l'hai scritto, l'interprete ce l'hai su qualsiasi sistema operativo, e quindi noi con Delphi andiamo su altri sistemi, ma non facciamo degli script, facciamo degli exe compilati, quindi sono dei pacchetti di software pronti all'uso e già confezionati, chiamiamo delle API, quindi abbiamo delle importazioni. Anche qui ovviamente c'è tutta l'infrastruttura, però il fatto che tu porti il sorgente, lo esegui al volo senza neanche compilarlo, lo rende proprio, è proprio la natura del linguaggio di scripting. Quindi non è per una moda, senz'altro, ma perché è banalmente più facile. Quindi la potenza più di Python sulla potenza di quelle librerie, che avendo a disposizione un linguaggio come Python, ma anche come JavaScript, perché anche JavaScript è molto utilizzato per questo, si esprimono al massimo, perché hanno bisogno di generare strutture dati senza necessariamente dover tipizzare al minimo dettaglio quello che vanno a memorizzare. Poi un esperto Python dal punto di vista anche di machine learning, che infatti è una cosa che mi sarebbe piaciuto approfondire, ma mi manca proprio la base teorica della disciplina in sé, più che la conoscenza del linguaggio, era anche provare a usare queste librerie, cercare di capire un po' dietro come funzionano, perché io in matematica avevo 4 e quindi sono molto scarso. Concetto però è che si usano linguaggi come R o come altri più adatti, sicuramente c'è un motivo, altrimenti si userebbe direttamente quelli che già conosciamo. Quindi, però ti dirò, dovessi pensare ad esempio di fare non so, un input ad esempio di un file con un CSV e importare, a me tutti i giorni viene un'esigenza di poter scriptare una procedura automatizzata, e l'idea di scriverla e di avere Delphi che la compila, di usare un exe, mi intriga meno rispetto avere un interprete e lanciare uno script, e quindi vado dentro magari e senza preoccuparmi troppo quello che la struttura dati che riesco a caricare, magari faccio delle stampe, faccio dei report, cioè imbastisco un qualcosa che mi automatizza una procedura, e per farla non devo ad esempio in Delphi trovarmi dei package, oppure in C Sharp a scaricare con NuGet. Sì, ci sono anche su Python, ci sono anche su JavaScript, però ecco, il concetto di npm install package che mi serve o altre cose, però già il linguaggio che comunque è molto completo dal punto di vista funzionale. Poi è chiaro, probabilmente quello che si fa lì si può fare anche da altre parti, quindi quello che abbiamo visto al momento è solo proprio la sintassi di base, quindi non è neanche, come dire, andare a vedere le caratteristiche delle potenzialità, ma è come se noi prendessimo Delphi, iniziassimo a vedere una unit, mettessimo dentro dei write line e poi iniziassimo a metterci dei read line, a fare dei cicli for. Allora chiunque ovviamente mi direbbe: ma scusa, io uso Python, faccio le stesse cose. Fino a quel livello sì, è così, però però diciamo, uno Python può dire: ok, io questa libreria faccio machine learning, e tu puoi dirgli: però la tua interfaccia fa schifo, guarda, io faccio un'applicazione VCL e è molto più bella della tua. Perché dopo ovviamente subentrano anche gli usi applicativi, quindi lo sfruttare il linguaggio per quelle che effettivamente sono i suoi ambiti d'uso. Lato Delphi possiamo sfruttare Python, lato Python c'è anche la VCL, quindi in realtà i due mondi si incontrano anche molto volentieri, e secondo me è anche una buona cosa. È inutile cercare di fare in un ambiente quello che viene più comodo fare in un altro. È vero che è da imparare, però vabbè, tanto poi alla fine è sempre una cosa di curiosità, e quindi ci sta come. Cosa volevo dire? Ah sì, ecco, la cosa dei forse ecco, questo è un esempio che lo dimostra, perché poi fino ad oggi ci siamo arrivati fino alle funzioni, cioè di fatto abbiamo scritto del gran codice, abbiamo visto delle gran stringhe, abbiamo fatto dei gran print, però
non è che abbiamo fatto nulla di eccezionale, però ecco, sulle funzioni ci sono delle particolarità che non sono male, secondo me, tipo definire, vabbè, io sono monotono con la pizza, però ad esempio una funzione make pizza, fai la pizza, ok? E qui mettiamo ad esempio ingredients, un parametro, quindi qui ci scrivo pass. Vedi, comunque anche il non dover fare un type, il poter fare una funzione così veloce. Sì, è vero che anche in Delphi fai la function, però insomma, è molto stringato come linguaggio, proprio adatto a questo tipo di usi. Questi sono gli ingredienti. C'è un simbolino particolare, questo in particolare asterisco, che crea una sorta di passaggio di parametri aperti, cioè cosa succede? Che questo apre quel parametro a ricevere n valori e poi come vengono trattati? Proviamoli. Facciamo qui dentro un print di ingredients e vediamo che cosa entra e poi proviamo a chiamare make pizza con funghi, allora, ingredienti, farina, no dai, almeno l'impasto mettiamo solo i toppings, mettiamo i toppings, le decorazioni, la pizza è già pronta, ci mettiamo sopra funghi, prosciutto, che tra l'altro non dovrei neanche cipolla, tonno, basta. Una cosa del genere. Mettiamo quindi un parametro e ci mettiamo questo asterisco e poi lo stampiamo. Se vado a vedere che cosa ha creato, facendo il print diretto, dovrei riconoscere questa struttura da queste parentesi tonde che ci sono all'inizio e alla fine, perché noi l'abbiamo vista, ad esempio, in una delle precedenti puntate. Quella suspense è esattamente una tupla, cioè abbiamo creato una tupla, quindi abbiamo fatto sì che questo parametro possa ricevere n elementi e quindi gli elementi non è una lista, quindi non sono modificabili in un certo senso, però vengono agglomerati assieme nella famosa tupla, cioè quella struttura che contiene un valore, contiene una struttura di più valori che però non possiamo andare a cambiare singolarmente, ma tutto al più a sostituire con un'altra tupla interamente, quindi è come una lista di sola lettura. Dov'è? Ecco già, cioè comunque vedi una cosa del genere, ti fa già capire che l'interprete, cioè con quell'asterisco, agglomera dei valori che altrimenti dovresti incapsulare in un array o comunque in qualcosa che è sempre tipizzato. Mentre io qui metto 1, 2, 3, true, none. E vabbè, perché non c'è regola, però è questo il vantaggio di questo linguaggio, il fatto di poter mescolare il tutto assieme e poi ovviamente poter normalizzare, poter vedere i tipi, poter filtrare, cioè poter usare tutta una serie di funzioni per ripulire se serve dei tipi di dati, ma all'occorrenza io posso creare oggetti al volo, creare liste, creare. È molto più elastico, quindi non è che non lo possa fare con altri linguaggi, ma diciamo che con questo diventa istantaneo, quindi è proprio built-in. Qui fa la tupla, se passo un parametro solo, vediamo che cosa scrive, giusto per. Ah, vedi, fa la tupla lo stesso, quindi non entra come stringa. Ma con quell'asterisco lui fa la tupla e me lo fa capire il fatto che, perché le parentesi servono per darti un suggerimento che lì c'è una tupla, ma quello che in realtà ti rappresenta la tupla è la presenza di una virgola. Grazie, mi hai convinto. No, vabbè, non volevo convincermi, posso anche sbagliare chiaramente, però questo più o meno è quello che ho notato, quindi poi chiaramente l'obiettivo è farsi. L'obiettivo può anche essere alla fine dire, ma è proprio vero che serve proprio Python? Perché potremmo anche scoprire che, grosso modo, potremmo anche farlo con strutture diverse altrettanto, e quindi potremmo anche dire che alla fine arriveremo a dire che magari è veramente una moda, e non si sa mai. Al momento
però diciamo che gli riconosco questo tipo di flessibilità. Qui quello che mi suggerisce la tupla è quella virgola senza niente dopo, che mi fa capire che virgola, cioè altri valori, al momento non ce li ho, perché ricordiamo che per mettere più valori la parentesi è un modo per chiudere l'espressione, ma è la presenza della virgola che mi fa A virgola B virgola C. Quindi se metto A virgola vuol dire non ti sto dando solo A, ma ti sto dando una tupla di N elementi di cui al momento dentro c'è solo A. Cioè, quindi questa virgola e queste parentesi l'insieme ci fa capire che al momento sta facendo una tupla. Chiaramente questa roba, make pizza with sides, è combinabile con le altre versioni, ovvero potremmo dire gli do una dimensione e poi gli do n ingredienti, qualcosa del genere. E qui dentro scriviamo, ad esempio, print, preparazione pizza di dimensioni size, ci vuole però l'f davanti. Con i seguenti ingredienti. Anzi, facciamo preparazione pizza di dimensioni, poi facciamo if, che voglio fare una prova, toppings, per vedere se anche questo funziona con la tupla, nel caso mettiamo almeno un valore. Quindi if toppings for t in toppings, quindi li enumeriamo e scriviamo. Anzi, se ci sono i toppings, scrivo ingredienti, che poi non sono ingredienti, sono farcitura, vabbè, toppings, sono i toppings, per iniziare l'elenco, e for t in toppings, print, stampiamo una tabulazione e poi il nome del topping, così no? Viene incolonnato praticamente sotto. E basta. Neanche questa cosa qui, cioè in un attimo abbiamo preparato una funzione dove stampiamo dei valori, mettiamo i valori interpolati, controlliamo se ne abbiamo, intestazione cicliamo, cioè anche sulla console comunque molto sbrigativo da fare. Proviamo a chiamare questa funzione in vari modi, tipo mettiamo piccola oppure non so, i centimetri o pomodoro. Quindi qui stiamo sfruttando zucchine, grana e pancetta. Quindi mi aspetto che il primo venga messo su size e toppings sono tutti gli altri. Perché c'è pomodoro, o meglio, non lo so, vediamo. Adesso vediamo cosa stampa. Se invece non metto nulla, che è quello che voglio provare, media. Senza nulla, e poi grande con, posso specificarlo, no? Qui una cosa del tipo toppings, no, perché dovrà indicarlo così. No, probabilmente no, semplicemente prende quello che arriva e prosciutto. Non voglio alterare, secondo me non ci sono prosciutto, funghi, cipolla, tonno, rucola, olive, capperi, uovo. Oh, questa è leggera, questa è di quelle che. E così vedo che cosa va a stampare. Facciamo, eseguiamo solo questo. E lui ha stampato. Allora, preparazione di dimensioni piccola. E poi ha fatto pomodoro, zucchine, grana e pancetta. Quindi ha preso questo come size e questi come valori. Poi ha fatto la media, non ha scritto toppings, quindi a quanto pare anche con la tupla, se non passo nulla, lui passa una tupla vuota probabilmente. Spera che gliela faccio stampare. Ci sarà due parentesi con una virgola dentro o qualcosa del genere, mi viene da dire. Dimensioni media, no, c'è una parentesi e basta, non c'è neanche la virgola. E grande ha messo tutto e quindi ha elencato tutto di seguito. Quindi sì, cioè lui, dato questo che è un parametro posizionale,
tutto il resto viene ovviamente riportato di seguito. Ah, era la keyword arguments, eccomi. Questo fa la tupla, però ce n'è un altro ancora più esteso, così poi concludiamo l'argomentone, ma tanto le faremo e le useremo ancora. Quindi build profile, ad esempio, faccio una funzione che costruisce un profilo utente e te lo restituisce. Per dire, facciamo un dizionario, chiamiamolo, no, che volevo fare? Un dizionario con le informazioni fornite sull'utente. Volevo fare, però non so se viene correttamente. Proviamo a indicarlo così. Allora, possiamo mettere un parametro, ok, che non ha un asterisco ma ne ha due, quindi due asterischi, e lo chiamiamo user info. Questo che cosa fa? Allora, quello che build profile vuol dire, prendo delle informazioni, ci aggiungo quelle che mi passi e ti do un dizionario completo con tutto quello che c'è qui dentro. Quindi, ad esempio, result parte con un dizionario vuoto, ci mettiamo first name uguale, che ne so. No, lo so perché mettere queste result last name uguale last name, e fin qui ci siamo. E poi questo è un parametro che con questi due asterischi non entra come tupla ma entra come dizionario, cioè possiamo mettere dei valori da passare a questa funzione che quindi è il massimo della dinamicità, cioè è un dizionario che viene completato con i valori che, oltre a quelli posizionali, andiamo a specificare in maniera simile a questa, ma aggiungendo una cosa in più, cioè la chiave. Quindi quello che potremmo fare è una cosa di questo tipo: for user info key, user info value, che sono i due elementi che potremmo tirar fuori da user info, che è un dizionario, e items, che ci dà i nostri pair. Mettiamo nel risultato associato alla user info key il valore user info value. Quindi noi costruiamo un dizionario, buttiamo dentro un po' di proprietà che arrivano così, e poi tutte quelle che stanno. Potevo partire modificando questo, però era per fare una prova. Alla fine restituiamo result, il risultato con tutte le operazioni. Cioè, quello che mi interessa è come i parametri passano e come si possano andare a leggere. Poi l'esempio è volutamente insignificante, stupido, però ad esempio first name metto Marco, last name metto Brev. E poi questo user info, come lo completo, potrei iniziare a scrivere, no, mettiamo qualcuno, no, vabbè, ci può stare location uguale Reggio Emilia, ad esempio, poi non so, per non fare job developer, mettiamolo minuscolo, dai. Job developer, eccetera eccetera. Quindi aggiungere dei parametri, field programming, che ne so, mettere un po' di roba del genere. Quindi un elenco di parametri separati con la virgola come questi, che però hanno davanti anche la chiave, e letti e concentrati qui dentro con il doppio asterisco diventano chiavi di un dizionario. Potremmo anche andarlo a stampare, vabbè, ma stampiamo quello finale effettivamente. Facciamo un full, anzi facciamo un user profile uguale build profile di tutta questa roba qua. E poi vediamo cosa ci finisce dentro. Quindi user profile, faccio solo questo pezzo, salto le pizze che
No, devi prendere da qui in giù, non il contrario. Vedete che gli stampa first name, ma con last name breve, quindi sono il risultato di queste due istruzioni. Poi user info item, cioè tira fuori chiave e valore da qui. Quindi questo è proprio un dizionario, se ce l'andiamo a stampare all'interno della funzione, lo scrivo qui così lo riconosciamo. E vediamo esattamente come quei parametri entrano dentro, cioè user info e c'è la graffa che come sempre identifica il dizionario con chiave, location e la posizione, job developer, field programming. Quindi una volta enumerato e combinato con il resto, quindi non lo so, questo apre lo scenario a molte cose un po' particolari, tipo dei metodi che magari ti consentono di specificare una gamma di opzioni come se tu passassi, cioè questo è scritto così non a caso, perché come se noi scegliessimo, se andiamo a prendere il primo esempio che avevamo qui basics con i parametri, è come se noi lo passassimo come un parametro normale. È un keyword arguments perché invece che passarlo come parametro e mettere un parametro così, abbiamo un parametro che li raccoglie tutti e possiamo fare una cosa più dinamica, tipo sapere se un valore c'è, perché se c'è un default gli diamo un default, ma altrimenti se è posizionale è obbligatorio. Invece in questo caso, se è un dizionario, noi possiamo sempre andare a vedere sul nostro user info se key o non mi ricordo exist contains, adesso non mi viene in mente qual è il metodo che si usa, la get mi sembra. Avevamo provati un po' tutti, perché la memoria è sempre dizionari. Prova primer. Hai guadagnato, c'era un esempio di get. Ah sì, fatto così. Esatto, che ci darebbe none. Quindi ci dà, ad esempio, se io qui vado a recuperare una chiave che non esiste. Per dire, prendi result sum key uguale user info di sum key, vado secco sul valore, mi aspetto di trovarci un none, qualcosa del genere. Quindi potrei testare se è none, potrei testare se la, no, si arrabbia proprio secco. Si arrabbia secco perché? Che dice arrabbiato? Key error. Allora devo proprio usare la get sum key stringa vuota, qualcosa del genere. Questo funziona, no? Sì, sum key, oppure posso usare none come valore, quindi vado a recuperare e se trovo questo valore vuol dire che non l'ho specificato. Quindi è come dire, accetto n parametri, però siccome non sono dichiarati, a parte che in questo modo non devo dichiararli tutti nella riga perché altrimenti sarebbe un disastro, magari sono infiniti e magari oltre ad essere infiniti potrei avere della logica che non so, recupera da un'altra fonte quali sono i nomi dei parametri che eventualmente posso ricercare e utilizzare tra quelli che mi sono stati passati. Quindi io passo dei parametri, però finisco in un dizionario e in questo modo io posso avere più libertà nel testare se il parametro c'è, recuperare un valore di default, cioè fare un po' di, come dire, di operazioni che con un elenco più fisso, preciso, non potrei fare. Scusate. E in effetti questo si trova spesso in giro come signature in diversi metodi. Soprattutto in molte librerie un pochino blasonato. Ovviamente si possono combinare tutti i tipi di parametri, cioè potrei avere questo posizionale, questo con un default, quelli successivi. Ovvio che poi l'ordine bisogna stare attenti perché altrimenti l'uno finisce nell'altro, cioè bisogna una cosa del genere, cioè questo lo metterei solo in fondo. Cioè li combinerei con un minimo di senso,
perché altrimenti si rischia di avere una struttura dove diventa impossibile capire in che ordine, in che modo devi passare i parametri. Però la gamma delle scelte sulla sintassi è, come dire, è abbastanza ampietta, quindi ci sta come. E questo fa vedere di nuovo un po' la natura, come dire, abbastanza aperta e dinamica anche sui parametri. Volendo rigida, se vogliamo mettere dei parametri posizionali, ma quando mettiamo default, tuple, eccetera, la rendiamo già un pochino più flessibile, quindi abbiamo sempre un po' queste strade tra il rigido, il tipizzato e il molto dinamico, quindi c'è una grossa versatilità da questo punto di vista di questo linguaggio di programmazione. Non so perché ho chiuso l'interprete. Ok, questo l'ho ripristinato, perché mi serve sempre lì. Per il momento direi, cioè dopo ovviamente faremo un sacco di altre funzioni man mano che andiamo avanti, per cui, come dire, ce ne sarà sicuramente da vedere di tutto e di più. Quindi per il momento ripasso qui, così siccome sono le 11 e mezza, si è fatta una certa, come si suol dire, e oltretutto siamo partiti anche più tardi perché purtroppo torno tardi, poi ho avuto la palestra, mi hanno ammazzato, sudato come un dannato e quindi anche il tempo di cenare dovevo in qualche modo trovarlo. Direi che per il momento è tutto, la prossima volta potremmo iniziare a vedere i moduli, quindi iniziare a parlare di moduli, di classi. Le classi non so se vale la pena vederle necessariamente subito o in un secondo momento, ci farò un pensierino, però poi l'idea è appunto moduli, quindi iniziare già a avere una programmazione in un certo senso strutturata, perché già ci sono le funzioni, quindi c'è in Delphi un enumerativo che identifica le frazioni del tempo. Non so che cosa intendi, ma se avendo a che fare il tempo, se vai sulla date utils, se qualcosa c'è è lì. Se intendi quelle costanti, ad esempio, che ti dicono quanti secondi in un minuto, quanti. Secondo me lì ci sono tutte, perché tutte le funzioni millisecondi between, minute between, tutte quelle che calcolano le distanze temporali hanno questo genere di riferimento con delle costanti, delle moltiplicazioni che vanno a vedere quanto tempo c'è alla fine nell'unità di misura più piccola. Quindi se no non so bene. Un enumerativo però, un enumerativo che identifica le frazioni del tempo. Bah. Sembra più una canzone di Battiato, La nuova libreria. Cioè, c'è un nuovo tipo. Non è che forse intendi il time span. Cioè la struttura che ti dice date due, ad esempio se sottrai due date ti dice tra queste due c'è questo lasso di tempo, come il time span di C Sharp. Se intendi quello c'è e dovrebbe essere in SysUtils, ma è stato aggiunto proprio nelle ultime versioni di De nel, nelle versioni di Delphi più recenti. Boh, però non capisco. Cioè non capisco a che servirebbe quell'enumerativo, considerato il fatto che cioè, hai ore e minuti, poi che hai secondi, poi basta. Cioè, vabbè, i millisecondi però sono delle frazioni, cioè ha più senso avere 10, 100, 1000 dei valori numerici che ti dicono i rapporti piuttosto che. Cioè non vedrei l'utilità da un certo punto di vista, poi. Anche perché, boh, non lo so. Se c'è non lo conosco, però può darsi che. Anche
perché poi sono, cosa sono 10 valori, se volendo anche prendere i valori più piccoli, quindi uno enumerativo del genere, penso se uno se lo possa fare quando vuole, quindi boh, non mi viene in mente nulla di particolare. Sta uscendo la beta della nuova versione di Delphi, si chiamerà Mauritius. Mauritius del Magnus, no, ok, non c'è Maurizio stasera. Meglio, così non ha sentito questa stronzata. Sì, a me fa piacere essere nelle beta, però non avendo tempo di testarla. A parte che non potendo dire nulla se non dando dei feedback, perché hanno sempre questi segreti su queste release, come se ogni release, boh. Io speravo che quando non c'era più Bonan, società per azioni, fossero più rilassati, invece ogni volta sembra sempre un segretone. Boh, però vabbè, non entro in queste logiche aziendali perché non ne so abbastanza per dire se ha un senso oppure non ce l'ha, però boh, mi sembra sempre un po' strano tenere queste beta così segrete. Come sì, anche è vero che il prodotto che è aziendale, quindi ci sta, però come dire, allora no, dai, direi che stasera sto guardando se c'è qualcuno a cui fare dei ride. C'è Rip, però, che ha 227 persone collegate, quindi cioè, non ci farei una figuraccia, che potrei dire. I miei sono, siamo in 10, non so, siamo pochi ma buoni, alla faccia vostra. No, c'è Fabio Biondi, Disco Hack Dev. Fabio è un po' che non faccio un ride. Stanno tutti giocando giustamente, quindi ma adesso andrò a giocare pure io, quindi tra 2 minuti, no, mi sa che vado a letto, però no, adesso scherzi a parte, no, se non ci sono altre domande, altre cose, come sempre vi ringrazio della presenza e dell'affetto, come si suol dire, come dicono quelli famosi. Direi che se non ci sono contrattempi, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata dell'esplorazione di Python, direi. E quindi, essendo giovedì, vi do anche buon weekend. Poi adesso vedrò se forse questo mese mi è ancora un po' difficile, però vabbè, in realtà agosto sarete tutti in vacanza, quindi magari poi di fare qualche live in più, tornando a parlare anche di argomenti legati a Delphi, soprattutto se escono anche delle novità, e quindi può essere interessante magari parlare. Una novità c'è, che però probabilmente avete già letto sul gruppo, che a novembre c'è ITDEFCON, quindi non so se c'è ancora Flavio collegato, che è il promoter, nuovo promoter, ottimo acquisto direi. Quindi sto ancora pensando se c'è qualcosa che potrei portare. Sono usciti i filmati del Delphi Day sul sito della conferenza, quindi faccio un po' il bollettino news per chi, anche se comunque dovrebbe esservi arrivata la newsletter, per cui se non avete visto le presentazioni potete andare a rivederle, soprattutto la mia che all'inizio coniuga Rocco Siffredi, Bud Spencer e Terence Hill, quindi sono dei paragoni un po' al limite, però spero che sia stata interessante anche quella, perché puoi anche fare il client, infatti dovrò tornarci a lavorare sopra, però magari ecco, quello potrà essere un argomento interessante per le live, fare il client, finire il client per Prometheus, così si può usare il tool anche con Delphi e poi mandarlo a quelli che gestiscono il sito, così esiste anche per Delphi, possiamo dire che è un linguaggio moderno e ancora. Niente, di nuovo i saluti, vi invito a rimanere collegati. Voi, vabbè, per guadagnare punti canale che voi non usate, ma siete fin troppo parsimoni perché siete troppo tecnici, e quindi però è apprezzabile via il fatto che
Qualche meme ogni tanto ci sta e quindi io non ne ho lanciati stasera perché dopo mi rallenta tutto, però quindi non sei interessati ai punti canale, però magari il raid è utile anche promuovere questo canale, perché se fai il raid in tanti, insomma, dall'altra parte dicono guarda quanta gente che è collegata con questo qui. Adesso preparo per Fabio Biondi, quindi preparo il ride. Direi che se tutto è ok, ci vediamo la settimana prossima. Grazie di nuovo, buon weekend visto che domani finalmente è venerdì, quindi potremo essere consapevoli di quanto è veloce il lunedì ad arrivare, però non lamentiamoci troppo. E quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti e direi buonanotte.